Allora, 20 gennaio 2017, presentazione dello squadrone Ducati MotoGP e abbiamo beccato, naturalmente, cioè, non esserci Franco Battaini, pilota del motomondiale per tanti anni, un amico e poi comunque ex collaudatore Ducati MotoGP e adesso ancora, come sei, collabori con Ducati, fa insieme a Mamola la Biposto, che è stato divertentissimo, io l'ho fatto con Randy, anche perché di lui non so se fidarmi, no scherzo, grande battaglia. Mi tocca anche provare con me. Ecco, voglio provare anche molto con te, volentieri. Molto volentieri, anche io poi sono dimagrito, quindi posso di nuovo. Perfetto. Allora, Franco, cosa pensi di questa nuova squadrone Ducati? Beh, io appunto, come dici tu, sono entrato in Ducati nel fine 2009 e ho fatto fino al 2014 praticamente il ruolo che adesso Michele, collaudatore. Poi è arrivato lui, io iniziavo a prendere parecchio superamento anche la two-seater, più impegni quindi in pista e sono stato, diciamo, girato esclusivamente per la Biposto. È un ruolo che mi piace moltissimo. Fai strizzare la gente, la gente prova un'emozione forte sicuramente, soprattutto chi non è mai andato in moto, perché comunque sei sempre sulla MotoGP, pilota, conosce bene la pista, dei riferimenti, e una persona, la cosa che colpisce di più di solito il passeggero è proprio la frenata. A me infatti mi ha colpito più di tutto la frenata. Sì. Io ho provato in Qatar e poi sarà la prima gara. È incredibile, allora c'erano le brise, quanto frenassi piegato. Cioè, non me lo sarei mai immaginato. C'è quasi più fatica in piega a tenerti per non andare addosso che sul dritto dove te lo aspetti. Sì, questo è dovuto al fatto che l'evoluzione delle gomme è andata avanti tantissimo rispetto al passato e la frenata appunto che si riesce a fare anche in due, portare la frenata con la curva di Michelin, è una caratteristica che si fa. Adesso un po' meno con le Michelin. Che sinceramente mi sono trovato molto bene anche per il discorso di posto con le Michelin. Non ho mai fatto un test con la nostra GP, diciamo, da solo, però mi sembra di capire che anche guardando i tempi l'anno scorso ci sono state alcune gare, ma hanno avuto dei problemi, però molte volte sono stati addirittura più veloci. Io penso due cose: una, che ho visto negli occhi di Andrea una consapevolezza di se stesso dopo la vittoria di Sepang superiore, che è forse quello poco che gli mancava, e poi vabbè, tutti si chiedono come andrà Lorenzo. Faccio queste due domande. Beh, io ho una grande stima di entrambi i piloti. Partendo da Andrea, penso che quando arrivi a un risultato importante come una vittoria, poi hai quella motivazione, quella carica in più per cercare di riprovarci più spesso, e quindi sarà sicuramente uno dei protagonisti della 2017. Io ho detto che direi tra i 250, la mia categoria dove ero io. Era una bella bestia. È un pilota molto consistente, è un talento incredibile secondo me, a livello di guida può insegnare a chiunque, è un carattere particolare, però voglio dire, tutti quanti hanno un loro carattere, così. Io lo stimo molto e mi piace molto, e penso che uno dei due possa diventare davvero il titolo. Perfetto, dai, un'intervista di buon augurio, ma d'altronde le presentazioni sono sempre fatte puntando al meglio, quindi speriamo, bocca al lupo alla Ducati. Grazie.